Sì. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto, stamattina sono andata con mia sorella a prendere un pezzo per la camera di Luca. E niente, quindi praticamente ho ripreso un po' noi nel viaggio, abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato un sacco. È stata proprio una bella mezza giornata, diciamo, perché è un po' che non stavamo così da sole senza bambini, non per malvolere a loro, ma perché è inutile, se ci sono loro ovviamente si sta dietro a loro e non è che si riesce a parlare più di tanto. Quindi abbiamo preso, siamo andati a casa sua, l'abbiamo montato, abbiamo mangiato qualche cosina là e poi siamo venuti a casa. Adesso con Maurizio abbiamo preso una misura, io devo scendere perché devo andare a comprare lo sciroppo per Giorgia perché l'abbiamo quasi finito e niente, siccome ha la tosse e non le sta passando, cioè deve prendere lo sciroppo perché così almeno le passa, e tanto lo prende anche Gabriele che però ha rotto gli occhiali, quindi lunedì non potrà andare a scuola perché non li ha ancora pronti. Probabilmente li avrà pronti martedì e poi intanto devo prima portarlo dal pediatra per vedere se può andare a scuola, perché hanno tosse secca, però quando hai questa tosse così che inizia a tossire, poi cioè, a parte il fatto che non possono andare a scuola così, uno proprio per rispetto degli altri e due proprio perché comunque è brutto se tossisci tutto il tempo, non è che stai bene comunque, quindi vediamo un attimino cosa dirà quel dottore, il pediatra. Non hanno avuto febbre, per il momento, cioè hanno avuto solamente un po' di tosse, adesso Giorgia ha un po' di raffreddore, mi diceva oggi mal di gola perché a furia di tossire le è venuto mal di gola e niente, Pia è sempre di nuovo il suo naso colantino, speriamo che le passa. E adesso sto andando giù per prendere una sbarra per appendere un mobiletto in cucina perché ce ne manca un pezzo e i rampus, e poi appunto devo passare a prendere lo sciroppo. Quindi niente, adesso mi concentro a guidare, anche se voi siete lì io guido lo stesso, però e niente, poi dopo vi faccio vedere, vabbè, quello che ho preso. No, domani monteremo i mobili della cucina insieme e quindi poi vi faccio vedere, sono diversi dalla cucina che abbiamo adesso, però quelli lì stanno rompendo, stanno venendo giù le porte, io sono stufa. Poi la cappa non la posso usare se non per la luce perché si è rotta, e quindi a un certo punto l'ho detto a Maurizio, visto che abbiamo quei mobili lì sotto, per tenerli lì e far niente, leviamo questi che tanto sono rotti e non ce ne facciamo di nulla e portiamo su quelli là che almeno sono sani. E qui non si vede un piffero, c'è il sole che mi acceca. A me tanto non mi cambia nulla perché... Sei bassina, perché sei piccolina. E niente, quindi... Però comunque sono quelli freschi, stessi giù. Poi domani vi faccio vedere. Dato che noi andiamo a fare le commissioni, io vi lascio l'ultimo pezzo, la terza parte della spesa food che abbiamo fatto, con in fondo i due scontrini, sia delle prime due parti che di questa terza parte, così almeno potete vedere i prezzi e potete vedere che probabilmente qualche cosa, siccome mi aiutavano loro, o se sono due perché hanno due confezioni un euro, oppure certe perché si sono sbagliate e ne hanno prese due, e se c'è qualcosa che purtroppo costa un pochettino di più è perché loro, leggendo, siccome mi aiutavano loro, certe volte possono anche aver sbagliato. Io sinceramente non ho guardato gli scontrini, ho solamente pagato e basta. Quindi lo scopriremo insieme quando lo vedrete scorrere. E adesso via con la spesa, tra 3, 2, 1.
Allora, eccoci con un altro pezzo, l'ultimo pezzo dello svuota la spesa food, compro solo tutto quello che ho da 0 a 1 euro. Allora, partiamo con questa, mi viene la parola, aspettate, questo pollo in gelatina, petto di pollo in gelatina da 140 grammi. Poi, una scatoletta per il gatto, questo qui patè, pollo e prosciutto. Poi i wafer alla vaniglia, questi qui nella confezione da 200 grammi, Giada, no. Una scatoletta per il cane, questo qui patè ricco manzo con patate e verdure. Scatolette per il gatto al pesce. Panna da cucina. Olive nere denocciolate, bocconcini sempre per il gatto con selvaggina, poi gli snack sempre per il micio, questi salmone trota e aringhe e poi queste pollo tacchino e fegato, i semi di girasole, poi questi cubetti a base di cocco. Qui le nocciole tostate, pelate. Questa qui è granella di nocciole. Questo qui è un misto esotico. Poi pistacchi sgusciati. Questo misto piccante. E questa banana chips. Poi un'altra, un fruttino da bere per Pia. Questo qui mela e pera. Biscotti cereali croccantissimi, olive nere di Spagna, cipolle barrettane in agrodolce, insalatina di verdure in agrodolce, pappa per il cane al manzo, biscotti cereali frutta e fibra. Poi questi Choco Biscuit sono 12 biscotti con tavoletta di cioccolato al latte. Poi farci roll ricoperto e farcito al cacao magro. Le farci milk che mi avete visto già prenderle tantissime altre volte. Orzo perlato, questo qui da 300 grammi. Spinaci fogliolina. Minestrone delicato. La senape, questo qui gusto medio forte, il soffritto, misto di verdure tritate, questo qui 300 grammi. Poi ci si sono bucati i noodles, questi a gusto pollo, e poi questi noodles a gusto verdure. Poi c'è ancora fagioli borlotti, questi qui secchi da 300 grammi, i biscotti Digestive. Le pizzette, 4 pizzette margherita, i multipack wafer alla nocciola, ce ne sono dentro 5, vanno benissimo da portare a scuola, le pennine per Piuzzaina, i biscotti al cacao ripieni di crema al gusto vaniglia. Poi questo tubettino di maionese da 300 ml, gli amaretti, lo zucchero bianco, le uova fresche, queste qui 4 uova categoria A, 100% italiane ed amo essere biologico, i funghi trifolati, i piselli finissimi. Le stelline per Pia, queste qui 350 grammi, la salsa tonnata che è anche senza glutine, i succhi di frutta alla pera, sono un po' più grandi, sono 2 per 125, poi le cipolline. Della selezione i pesti abbiamo preso ricotta e noci,
Il pesto rosso con aceto balsamico di Modena, poi dei pistacchi tostati salati, dei fusillini per Pia, i formaggini. Poi, questa pappa per il cane con patè con vitello e verdure. Questo Energy Mix. Questo Student Mix. Poi qui ci sono le mandorle affettate. Poi Choco Più, sono questi biscotti con in mezzo al cioccolato. La panna spray, questa qui pronta all'uso da 250 grammi. Insaporitore per arrosti in granuli della Don Jerez. Questi qui non li ho mai provati perché non essendo senza glutine non li ho mai presi. Mandorle in granella, pinoli, poi albicocche secche. Per quanto riguarda le albicocche secche, fatemi sapere se magari avete qualche ricetta per farle. Spaghettata italiana, mai provata. Dolcificante con sucralosio, questo qui con 300 compresse. Un altro fruttino da bene per Pia, questo qui mele e pere. Ah, un altro, ne ho preso due mele e pere. Un'altra pappa per il cane, pollo con tacchino, riso e carote. Ma un altro di piselli finissimi. Vabbè, due di piselli finissimi che non fanno mai male. Queste rotolini ricoperti di cioccolato e farcite alla nocciola. Il latte per Pia, numero 3. I noodles a gusto manzo, poi i mirtilli, questi qui zuccherati, i wafer, questi qua multipack al cacao, e anche questi qua sono come quegli altri 5 pratiche confezioni. Poi i biscotti al gusto cacao, sono fatti così. Le olive nere denocciolate nel barattolo, la salsa rosa, le melanzane alla contadina sott'olio, la salsa barbecue gusto medio forte, questi frollini con cacao e mandorle, la confezione da 350 grammi e il condimento alla soia 100% vegetale anche senza glutine. Poi le crocchette di patate da forno, queste qui sono da 600 grammi e poi le patate a spicchi, queste qui prefritte surgelate anche in forno. Poi la tempestina per Pia, sempre da mangiare quest'inverno, tantissime minestrine prevedo da 350 grammi. Croccantini per il gatto, ho preso questi qua Kitten, 2-12 mesi, e la confezione è da 400 grammi. Poi, questo dolcificante con derivati della stevia 0 calorie, sono 40 bustine. Altra pappa per i gatti, questo qua pollo e tacchino. E questo qua selvaggina. Poi, i peperoni grigliati, sott'olio. I semi di lino. Gli spinaci porzionati. I ciseri, 8 bocconcini di formaggio, i chocolate cookies con deliziose scaglie di cioccolato, questa panna per il caffè,
i peperoni in agrodolce e gli snack ripieni con formaggio per il micciuino. Poi il sugo all'arrabbiata, questo qui già pronto. Il sugo con le olive, le noci, queste qui sgusciate, mezze, pesto alla genovese, latte, farcirol farcito alla nocciola, queste qui mi ricordano la mia infanzia quando mia nonna le comprava sempre, quando io e mia sorella l'andavamo a trovare perché sapeva che ci piacevano tantissimo. I broccoli a rosette, questo pesto alla genovese senza aglio, due tartufi al cacao, i panciottini purtroppo li abbiamo trovati solo più ai funghi e mozzarella perché gli altri se li erano già fatti fuori tutti quanti. C'erano anche al prosciutto e pomodoro e mozzarella, ma non c'erano più. Tre Big Boss al cioccolato, i panzerottini pomodoro e mozzarella. Dentro questa borsa c'è un minestrone normale, 16 verdure che si è rotto. Infatti penso che lo andrò a fare stasera perché sì, non no. Due tartufi bianchi. Poi questi snack crema alle nocciole grissini. Questi omogenizzati prugna e mela che sono vabbè, senza glutine e sono con materie prime d'agricoltura biologica. Poi queste praline con crema alla nocciola e cereali. I canestrelli sono dolcetti di pasta frolla, sono buonissimi questi qua dell'Eurospin. Questi trancini con crema al cacao magro. I farciti sono soffici merendine di pan di Spagna farcite al cacao magro. Poi sfogliatine glassate, i wafer alla nocciola, questa qui nella confezione da 300 grammi, i biscotti Gran Giorno, sono confezione da 500 grammi, sono due confezioni di salva freschezza, i plum cake integrali con farina 100% integrale, fonte di fibre, yogurt italiano. I wafer al cacao, sempre nella confezione da 300 grammi. Poi il latte, questo qui ad alta digeribilità, senza lattosio, dell'Amo Essere senza lattosio, 500 ml. Il patè con mangia per i cagnolini, con pollo, patè con pollo. Poi, crostatine con crema alla nocciola e cacao. 240 grammi, sono 6x40 grammi. L'omogenizzato alla mela. Fish burger, sono di filetto di merluzzo. Altre pappa per i cani, patè ricco di pollo con tacchino, le praline con crema al latte e cereali, Choco Sticks, sono stick di biscotto ricoperti di cioccolato, proprio sono i preferiti di Sabrina. Le fave 500 grammi, io non le ho mai prese fatte così. Fatemi sapere nei commenti se voi le usate o come posso usarle, se avete delle ricette che mi fa piacere. Poi zuppa alla toscana, questa qui è da 400 grammi. Poi i dadi, questi qui brodo vegetale con sale iodato. Poi zuppa mista di cereali, maionese in tubetto,
Un brodo vegetale granulare con sale iodato. Anche questi dadi non li ho mai provati perché appunto, siccome devo usarli anche per Gabriele, generalmente prendo quelli senza glutine. Miglio decorticato. Couscous, confezione da 300 grammi e anche il miglio decorticato. Crostatine con confettura di albicocche. Brodo classico, sempre con sale iodato, 20 cubi. Zucchero grezzo di canna. Ho sbagliato. Omogenizzati frutta mista. Poi farro perlato, anche questo qui 300 grammi. Una super scatolettona di pappa per i cani, pollo e tacchino da 1,250 kg. Poi invece una piccola da 415 grammi, sempre pollo e tacchino. Un brodo classico granulare. Piselli verdi secchi da 300 grammi, anche questi non li ho mai usati, fatemi sapere se voi li usate e come li usate. Il bulgur da 300 grammi. Questo insaporitore per patate, che ovviamente non è senza glutine, ma ci ho guardato per sfizio. Una besciamella UHT da 500 ml. Qui abbiamo funghi trifolati misti. Un basta, abbiamo finito. Questa è l'ultima parte. Con questa abbiamo preso tutto il food dell'Eurospin che costava da 0 a 1 euro. Fatemi sapere nei commenti cosa usate voi, se queste cose le usate, se vi piacciono, se ci sono certe cose che ho preso che non vi piacciono. E fatemi sapere la vostra opinione. Io adesso vado a mettere a posto tutta questa roba e poi. Adesso vi faccio vedere i succhi di frutta. Allora, abbiamo preso succo e polpa di albicocca, succo e polpa di pesca. Arancia rossa, ace e 100% succo di pompelmo. Poi il brodo di carne mista, mai preso, quindi vi farò poi sapere come mi sono trovata, se buono. Questo succo con pesca, arancia, mela, limone e ananas. Il latte intero UHT e il latte scremato UHT. Succo e polpa alla pera. Questo succo con frutti di bosco. Questo nettare 12 frutti multivitaminico e poi limone e lime. Poi della linea Amo essere senza lattose abbiamo preso latte alta digeribilità a lunga conservazione senza lattosio. Questo succo alla melagrana, questo succo con frutti rossi con zinco e magnesio, questo frutta più pesca e mango, il succo 100% succo d'arancia, questo succo al mirtillo e poi la bevanda al riso 100% vegetale, vegan e senza glutine, naturalmente senza lattosio. Ma che se ne iniziamo a mettere dentro? Il latte parzialmente scremato UHT, questo qui in questa confezione di cartoncino col tappo, così svitabile. 100% succo mela, 100% succo tropicale, bevanda alla soia 100% vegetale, 100% succo ananas e brodo di verdura e poi questo latte intero UHT. Poi, questo qui, frutta più ananas e cocco. Questo, succo con fibre, con pera, banana e mela. Bevanda alla soia, al cacao 100% vegetale, che è sempre vegana e senza glutine.
Latte parzialmente scremato UHT da 500 ml, succo ananas e cocco e 100% succo ananas. Poi per la scuola per i bambini ho preso succo e polpa albicocca amo essere biologico, succo e polpa alla pera sempre biologico, succo e polpa mele e banana, succo e polpa pesca, succo e polpa pera, questo latte e cioccolato. Sono 3 per 200 ml e poi ancora succo e polpa albicocca. Ci sono sia le confezioni 6 per 200 ml, sia le confezioni da 3 per 200 ml. Poi alace e poi questi qui nei barattolini di vetro, pera e pesca 6 per 125 ml. Di questi ho dei ricordi io di quando ero piccola. Li bevevo sempre così. Comunque, questa è la fine della spesa. Con questo si conclude questa pazza spesa. Compro solo e tutto quello che costa da 0 a 1 euro. Cioè roba food. Sera per cena mangiamo würstel e poi qui sul tavolo c'è del pane, questo qui a fette. Vai, vieni, vieni. E poi c'è del pane fresco che mi ha dato oggi mia zia. Poi qui abbiamo insalata, pomodori, quel pomodoro lì direi che è da buttare. E poi come bibite abbiamo queste qua piccoline stasera. Cioè hanno, perché a me non è che mi preferisco l'acqua frizzante. E niente, quindi siamo a posto. Qui ci sono anche quelli piccoli perché sennò non bastano mica. Questi bambini hanno una fame da leoni. Comunque, nel vlog quindi domani vi farò vedere il menù che di questi giorni passati e quello che prepareremo, che preparerò per i giorni prossimi, per i prossimi giorni, con la roba che abbiamo in casa, più o meno, perché comunque vediamo cosa riusciamo a tirar su. Ah, e poi nel vlog quindi domani vi farò vedere anche un mini svuota alla spesa senza glutine. E ho preso alcune cosine anche un po' diverse, diciamo, dal solito, anche alcune novità, e quindi ve le volevo far vedere. Adesso vado a smuovere un po' i würstel e così almeno vengono a cena, cioè così almeno vengono a tavola. Dopo cena, Giorgia mi ha chiesto se poteva fare lei le cose di sera, come le chiamiamo noi. E le ho lasciate fare. E nel frattempo io ho guardato l'album nuovo che mi è arrivato dell'Yves Rocher. Mi aiuta il venerdì e il sabato, che poi l'indomani non va a scuola. Sono poi andata a creare una tabella con scritto le cose che abbiamo portato giù e dove poi andremo a inserire le scadenze e le quantità in modo da sapere quello che c'è di sotto. E poi sono andata a creare il regolamento per la carta fedeltà delle mie clienti.
finalmente ecco il tanto atteso scontrino dell'Eurospin. Ci sono tutti e due. Ho cercato di rallentare un attimino lo scorrimento, così almeno riuscite a vedere, potete anche fermare, guardare i prezzi nel caso vi interessassero. Ci siamo dovute mettere per terra sul pavimento io e Sabrina, perché lo scontrino era veramente lunghissimo. Fate conto che partiva da terra e arrivava fino al soffitto di casa. Abbiamo quasi finito, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo vlogging. Ciao!
1, 2, 3.